Cosa sia avvenuto non lo si sa, solo che l'intervento chirurgico che doveva aver luogo non c'è mai stato e che molto probabilmente la signora non ha mai varcato la soglia della sala operatoria. Ancora molti gli interrogativi attorno al dramma che si è consumato lo scorso 14 ottobre all'ospedale La Gruccia in Valdarno. La signora Franca C, una 42enne di Bucine, è morta prima di un intervento chirurgico per un'ernia ombelicale dopo che erano sorti, sembra, dei problemi nel corso dell'anestesia di preparazione di un intervento considerato di routine, ma che ha avuto un epilogo drammatico per la donna. Cosa sia avvenuto oggi è al vaglio della magistratura e della Procura di Arezzo che sta svolgendo le indagini. È stata acquisita e sequestrata la cartella clinica con gli atti ovviamente di ricovero. Oggi è stato appunto conferito incarico al consulente del Pubblico Ministero, il dottor Nofri della Facoltà di Medicina degli Studi di Siena. Quindi vedremo quando verrà depositato e quali saranno le conclusioni a cui perverrà, sia sotto il profilo appunto dell'esame autoptico, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza o meno di sostanze e in quale quantità verranno rinvenute per quanto riguarda gli aspetti dell'anestesia e di ciò che è stato fatto. La signora si era recata la mattina del 14 ottobre al pronto soccorso Valdarnese assieme alle sue sorelle. Avrebbe accusato dei forti dolori addominali. Intorno alle 11, dopo gli accertamenti di rito, sarebbe stata trasferita in reparto e poi nella sala di preanestesia, dove per la donna è iniziato il calvario. Ecco, c'è stato anche un trasferimento, un tentativo di trasferimento verso l'ospedale delle Scotte di Siena. Che io sappia, sì, nel senso che la signora pare essere deceduta proprio durante il trasporto dalla Gruccia, dall'ospedale Gruccia all'ospedale Scotti di Siena. È un fatto particolarmente grave e angoscioso, soprattutto per i familiari, perché la persona che è deceduta aveva 42 anni. Purtroppo questi episodi portano sconforto e gettano nella disperazione le persone che rimangono coinvolte direttamente. Cosa chiedono le sorelle oggi? Giustizia.